Bene, grazie Fra Michele, grazie a tutti. Il tema che mi è stato affidato è un tema ambizioso. Voi siete tutti fratelli, chiaramente un titolo che desumiamo dal Vangelo di Matteo al capitolo 23, versetto 8 e che poi ritroviamo all'interno degli scritti di Francesco, in modo particolare nella Regola non bollata al capitolo 22. E quindi diciamo oggi porremo il nostro focus proprio sulla fraternità a partire dalla regola non bollata. I due incontri precedenti ci hanno aiutato ad inquadrare dal punto di vista storico la regola non bollata e quindi oggi entreremo un po' più nel vivo dal punto di vista tematico. Partirei subito dicendo che per Francesco di Assisi la forma di vita, ovvero la sequela di Cristo, si realizza attraverso la vita di fraternità e la vita in fraternità. E il concetto di fraternità evidentemente è un concetto assai ampio perché non si può ridurre esclusivamente ai rapporti interpersonali tra due persone o tra più persone che seguono una determinata forma di vita. Ma si applica anche al rapporto con altre tipologie. Per esempio, noi usiamo questo termine per dire che vi è una fraternità, non so, tra primo e secondo ordine, o tra le famiglie francescane, o una fraternità ecclesiale, o una fraternità universale, o una fraternità cosmica, per esempio. Quindi il tema della fraternità è stato studiato sotto diverse prospettive. Ci è stato fatto dono di questa bellissima enciclica Fratelli Tutti, che riprende proprio alcune espressioni di Francesco nei suoi scritti e chiaramente pone l'attenzione sulla fraternità e sull'amicizia sociale. Non dimentichiamo che Papa Francesco, diciamo, attraversa un po' tutto quanto il suo magistero, tenendo all'orizzonte la figura di Francesco. Pensate all'Evangelii Gaudium che è modellata su quell'invito di Nostro Signore, va e ripara la mia casa, la Laudato Si è modellata sul Cantico delle Creature e Fratelli Tutti, appunto, come dicevo poc'anzi, sulla fraternità e sull'amicizia sociale. Quindi è un tema molto molto largo, ma qui ci limitiamo a valutare il suo significato come atteggiamento di vita nei rapporti tra i frati e lo facciamo avendo appunto, come dicevo, come focus la regola non bollata, che di fatto è la ragione dei nostri incontri formativi a motivo dell'ottavo centenario, quindi 1221-2021. Io partirei subito da alcune precisazioni di natura terminologica. La parola fraternitas appare soltanto 10 volte negli scritti di Francesco e mai negli scritti di Chiara. E viene sempre usata per designare l'ordine come tale, cioè il gruppo di quei frati che professano la stessa regola e che cercano lo stesso ideale. Ecco, la ritroviamo 4 volte nella regola non bollata, 3 volte nella bollata, 2 volte nel testamento e 1 volta nella lettera a tutto l'ordine. Quindi, per Francesco, questo termine non indica tanto la virtù del vivere insieme, ma l'insieme dei frati concreti. Cioè, nei 10 casi, questo termine, fraternitas, si può equiparare ai vocaboli ordo, che significa istituzione religiosa, o religio, vita religiosa, come ricorderete, ci è stato spiegato da Luigi Pellegrini, che sono usati anche con una certa frequenza negli scritti di Francesco. Pensate che il termine orto compare 11 volte, religio 15 volte, soprattutto nella non bullata e poi soltanto 2 volte nella bullata, con il significato giuridico proprio della terminologia ecclesiastica e della terminologia monastica, canonica dell'epoca, e che poi progressivamente si impose nel vocabolario dei documenti del francescanesimo primitivo. Quindi per Francesco la fraternitas è l'ordine dei frati minori.
Nei suoi stessi scritti, quindi, non appare mai il termine comunitas, che è invece caratteristico degli ordini monastici, proprio perché, secondo Francesco, i rapporti all'interno dell'ordine dei frati minori non sono guidati dal regime della comunità, ma appunto da quello della fraternità. Cerchiamo prima di chiarire questi termini e poi di procedere ulteriormente. Allora, tanto la comunità quanto la fraternità si ispirano entrambi ad un precetto, che è il precetto evangelico della carità, ma evidentemente lo fanno secondo prospettive diverse. Perché? Perché mentre la comunitas pone maggiormente l'accento sul concetto evangelico dell'unità al fine di un ordine all'interno del monastero, la fraternitas invece prende come punto di partenza proprio la persona di ciascun fratello, con le proprie caratteristiche, con le proprie peculiarità, e quindi tende a creare l'amore reciproco, l'amore spontaneo tra tutti i fratelli. Quindi, per dirla ancora con altre parole, mentre la comunitas è l'esercizio della carità tutto orientato verso l'insieme di una istituzione, nella fraternitas invece predomina l'esercizio della carità indirizzato prioritariamente alla situazione di ciascuno. Ecco, anche il diritto canonico, qui abbiamo in collegamento fra Michele e Sardella, diciamo, pone un po' questa differenziazione tra quello del 17 e quello dell'83, è molto chiara. Il codice del 17, per esempio, quando parla di vita comune, insiste su questa dimensione, cioè sottolinea di più quegli elementi esteriori della vita comune, quindi si rifà un po' di più al concetto della comunitas, il cibo, il vestito, le suppellettili. Quello dell'83 invece insiste un po' di più sulla dimensione spirituale dei rapporti, sui vincoli di amore che devono in qualche misura unire tutti i membri di una famiglia religiosa. Per esempio, si cita vita fraterna nel canone 602, fraterna comunione nel canone 607, comunità fraterna in Cristo nel canone 619 e via dicendo. Quindi, comparando entrambe le concezioni, potremmo dire che la comunitas insiste un po' di più sugli aspetti esterni, sugli aspetti giuridici, come per esempio abitare nella stessa casa religiosa, legalmente costituita, sotto l'autorità di un superiore legittimo, e quindi enfatizza la necessità di osservare le stesse norme, partecipare agli atti comuni come la preghiera, la refezione, la ricreazione, oppure collaborare nei servizi comuni, lavorare per la comunità. Nella fraternitas invece predominano di più gli aspetti spirituali che animano la comunione fraterna e che costruiscono la mutua carità. Si sottolinea la comunione di vita, si sottolineano anche i rapporti interpersonali, la convinzione che tutti i membri sono stati radunati in Cristo, come una famiglia speciale in cui ciascuno può realizzare la propria vocazione. E quindi la comunità è più statica, la fraternità è più dinamica, la comunità, per dirla ancora in altri termini, è più efficace, la fraternità invece è più vitale. È evidente però che da certi punti di vista entrambe le concezioni si possono conciliare, evidentemente. Perché? Perché le strutture della vita comunitaria costituiscono un po' come l'ossatura che acquista la vita, che è tutta pervasa dallo spirito di fraternità. Ma deve restare ben chiaro che la comunione fraterna non la si può costruire soltanto con le strutture, e questo deve essere un concetto chiave, neppure con l'osservanza delle norme comuni. Neppure con la coabitazione sotto lo stesso tetto, neppure facendo lo stesso tipo di lavoro. Sarebbe un po' come affermare che una
caserma di militari o una ditta ben organizzati fossero di per sé fraternità. No, non lo sono. E quindi anche il nostro linguaggio dovrebbe modificarsi. Per designare ufficialmente la sua fraternitas, Francesco d'Assisi sceglie il nome di Ordine dei Frati Minori. Quindi già dai primi anni della sua esperienza evangelica, poco dopo l'arrivo dei primissimi compagni, lui sceglie questo nome per identificare la nuova religio, la nuova fraternitas. Quindi si tratta di un nome che evidentemente non è tanto legato ad una attività determinata. Non so, pensiamo agli ospedalieri, ai predicatori, ai missionari, agli educatori. Ecco, loro hanno un'attività ben determinata. Quindi Ordine dei Frati Minori non richiama tanto un'attività quanto piuttosto una maniera di essere. E quindi il primo elemento di questo, cioè fratres, fratelli, dà origine quindi alla fraternità intesa sia come istituzione, quindi fraternità con la F maiuscola, sia anche come atteggiamento di vita che si esprime nel rapporto con gli altri, e quindi fraternità. E allora, quasi sempre quando nei suoi scritti Francesco si rivolge ai membri della sua fraternità, li chiama fratres, fratelli. Il sostantivo fratello negli scritti ricorre ben 306 volte ed è preceduto soltanto dal sostantivo dominus, signore, che è quello più usato, che ritroviamo per ben 410 volte. Perché vi dico questi numeretti? Perché evidentemente dietro la cosiddetta ricorrenza lemmatica, cioè del lemma, della parola, della occorrenza, vi è dietro un significato sostanziale. Se in uno scritto io dovessi ripetere un termine più volte, evidentemente do a quel termine un significato maggiore. E quindi sapere questa differenza ci aiuta. Quindi fraternità, intesa come ordine dei frati minori, soltanto 10 volte. Il sostantivo, invece, fratello, ricorre ben 306 volte. Questo per dire che al primo posto per Francesco c'è Dio, al secondo posto ci sono i fratelli. E questo la dice lunga, in senso positivo. Quindi dopo questa chiarificazione di natura terminologica, entriamo un po' più nel vivo della fraternità minoritica delle origini. Ecco, qui chiaramente ci fermiamo al 1221, in cui vi è una fraternità in crescita, in movimento, in cui vi è sicuramente una unità di intenti, ma allo stesso tempo vi è anche una molteplicità di esperienze. Le singole persone, i gruppetti che compongono il mondo della prima fraternità, della fraternità minoritica, ecco, consegnano l'immagine di una effettiva pluriformità di vita. Cioè non abbiamo una fraternità standardizzata in senso stretto. Ciò che avverrà già con la bollata, cioè quella regola che nel 23 verrà appunto approvata da Papa Onorio III. Allora, la regola non bollata abbraccia, come ci è stato già detto, un arco temporale di oltre 10 anni, va dal 1209, ovvero dal momento in cui Francesco con un gruppetto di compagni si reca da Innocenzo III per presentare quel suo progetto di vita, quel propositum vitae appunto, e il Papa glielo approva, come ci ricorda il suo primo biografo, vive vocis oraculo, cioè a viva voce oralmente, fino al 1221, cioè questa regola che non riceve un'approvazione papale, cioè senza bulla, senza bolla. E quindi questo arco temporale prospetta una fraternità non ancora inquadrata in schemi rigidi, in schemi omogenei, ma sicuramente già formata da ceti diversi. E
l'intervento di sé, i ferri del mestiere, oppure i chierici che erano tutti dediti alla predicazione, ai quali poi Francesco dedicherà un capitolo, il capitolo 17, oppure i fratelli che vivono negli eremi, a cui si fa riferimento nel capitolo 7, anche chi si dedica all'assistenza. Agli emarginati sociali, particolarmente ai lebbrosi che vengono ricordati nel capitolo 8, quelli che vanno nel mondo, che sono oggetto del capitolo sia 14 che 15, oppure i frati che vanno tra i saraceni, lo ritroviamo nel capitolo 16, insomma una vasta categoria di frati. Quindi è una fraternità sostanzialmente proiettata verso l'esterno, non ripiegata all'interno. Ed è una fraternità che ha contatto con le diverse condizioni sociali, soprattutto le più scabrose. Perché questo? Perché effettivamente l'intenzione del fondatore è l'intenzio Francisci che muove i passi ai primi frati. Per esempio, nella Non Bullata, il capitolo 9, Francesco afferma: i frati devono essere lieti quando vivono tra le persone di poco conto e disprezzate, tra i poveri e i deboli, tra gli infermi e i lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada. Ecco, questo è un progetto chiaro, chiarissimo, che evidentemente i frati della prima ora abbracciano pienamente. Quindi una fraternità totalmente aperta, una fraternità che non fa discriminazioni nell'impegno di accoglienza. Sempre nello stesso capitolo della Non Bollata, il nono, Francesco afferma: si guardino i frati ovunque saranno, negli eremi o negli altri luoghi, di non appropriarsi di alcun luogo e di non contenderlo ad alcuno, e chiunque verrà da loro, amico o avversario, ladro o brigante, sia ricevuto con bontà. E questo è un dato, credo, significativo. Non è una fraternità chiusa, è una fraternità aperta, aperta ad accogliere tutti, l'amico o l'avversario, il ladro o il brigante, e tutti vengano ricevuti, dice Francesco, con assoluta bontà. Quindi la mens di Francesco nella fraternità delle origini ritrova i suoi vincoli di coesione non tanto in ambienti, non tanto in ritmi di convivenza comunitaria, quanto piuttosto nella comunanza della tensione ideale, della tensione entusiastica della proposta evangelica, che poi trova il riscontro e la le relativa legiferazione all'interno dei capitoli annuali. E quindi pian piano questi capitoli aiutano a costruire un assetto della stessa fraternità. Non dimentichiamo che la Non Bullata del 21 è chiaramente una regola in cammino, lo ripeto, che va dal 1209 fino al 21. La maggior parte dei capitoli furono scritti addirittura prima del 1215, ovvero prima del Concilio Lateranense IV. Giacomo da Vitry, che è stato richiamato a più riprese sia da Luigi Pellegrini che da Cesare Vaiani lo scorso sabato, nella sua lettera del 1216 afferma che gli uomini di questa religione si radunano una volta all'anno in un luogo determinato per godere, per rifocillarsi nel Signore e con il consiglio di persone esperte fanno e promulgano le loro norme sante, evidentemente norme che ritroviamo nella regola non bollata. Ci vorrebbe un giorno intero per evidenziare le differenze basilari tra la non bollata e la bollata. Qui per questioni legate un po' al tempo ristretto, i nostri 3/4 d'ora, evidentemente non possiamo andare oltre, però possiamo così pennellare qualche aspetto. Con la regola bollata del 23, la fraternità, come dicevo poc'anzi, ha una struttura, una organizzazione più precise.
Capitolo si è ormai trasformato da Assemblea Generale dei Frati a organo rappresentativo soltanto riservato ai ministri e ai custodi. Quindi vedete l'evoluzione nel giro di 2 anni. Anche, per esempio, il modo di abitare va verso forme più stabili e esclusivamente riservate ai frati, alle quali poi Francesco nel 26, all'interno del suo testamento, farà un esplicito riferimento e dirà: si guardino i frati assolutamente da accettare le chiese, le povere abitazioni che vengono costruite per loro, se non fossero come si conviene alla santa povertà che abbiamo professato nella regola, abitandovi sempre come pellegrini e forestieri. Inoltre i ruoli vengono normalizzati, viene rimarcata la differenza tra chierici e laici, sia nella recita dell'ufficio liturgico, sia per quanto riguarda la predicazione. Per esempio, al capitolo terzo della regola non bollata è consentito ai laici che sanno leggere di avere il salterio, una concessione che poi verrà eliminata nel corrispettivo capitolo della bullata. E quindi questo sempre nel processo chiaramente di evoluzione della fraternità. Infine, ripeto, giusto per dare qualche pennellata, è nel capitolo sul lavoro che emergono le differenze più grandi a motivo della conventualizzazione, cioè più si va avanti negli anni e più questi frati si conventualizzano. Quindi un lavoro che nella bollata non si esprimerà più nelle libere professioni, come abbiamo visto poco fa, o di servizi assistenziali, ma sarà un lavoro finalizzato ad escludere l'ozio, mentre il primo era guadagnarsi il pane, il secondo ad escludere l'ozio. Perché? Perché evidentemente questi frati, ovunque andassero, riuscivano a trovare una benevolenza grandissima da parte del popolo e quindi ai frati non è mai mancato nulla, nulla di nulla. Inoltre c'è nei due testi una significativa divergenza a proposito dei monasteri femminili. Vedo qui le sorelle Clarisse, quindi mi corre l'obbligo a sottolineare questo aspetto. Per esempio, il testo del 23 vieta espressamente ai frati di entrare nei monasteri delle monache, lo ritroviamo nel capitolo undicesimo, mentre è assente qualsiasi riferimento del 21, che però contiene un accenno eloquente al fatto che i frati non debbano ricevere all'obbedienza le donne che vogliono fare penitenza, nel capitolo dodicesimo della non bullata. Rimane un fatto chiaramente insolito perché Francesco riceve Chiara e quindi poi legifera, perché anche qui vi è una evoluzione. Ma ripeto, non ci fermiamo tecnicamente, altrimenti non riusciamo a procedere oltre. Non dimentichiamo anche che c'è una, nel 23, una legiferazione che è superiore, è del Decretum Graziani, quindi il diritto canonico dell'epoca, per intenderci, che vietava proprio l'ingresso nei monasteri delle monache. Entriamo invece adesso in maniera più viva all'interno della descrizione proprio dei rapporti fraterni. Credo che questo ci possa interessare molto e possa essere anche un motivo di applicazione della nostra vita vissuta all'interno delle nostre fraternità. Lo spirito di fraternità, secondo Francesco, ha un punto teologico di sostegno in che cosa? Nella concezione del fratello come dono di Dio. Io lo dico sempre ai frati e a più riprese che la fraternità è un procedimento teologico. Se crediamo che Dio è padre e che chi mi sta accanto è un dono e quindi è un fratello, evidentemente è voluto per me.
Allora, quando il santo fa memoria nel suo testamento, esprime l'arrivo dei fratelli come un dono di Dio, e il Signore mi donò dei fratelli. Questo cosa significa? Questo significa che, secondo la sua convinzione, la fraternità non è un semplice progetto umano. Questo lo sappiamo, ma molto spesso ce lo dimentichiamo. Non è un semplice progetto umano, ma è parte del piano di Dio. E allora la concezione del fratello come dono o del fratello come grazia del Signore è quella che dà una solidità teologica ai rapporti fraterni e quindi di conseguenza impedisce che in alcuni casi questi rapporti si riducano ad una semplice relazione di simpatia. È una grande tentazione questa. La giovane fraternità andava formandosi anzitutto sull'uguaglianza tra i membri. Partiamo da questo. Francesco ha voluto che i frati vivessero sullo stesso livello. Non bollata al capitolo sesto. E nessuno sia chiamato priore, ma tutti indistintamente si chiamino frati minori. Questo principio appare espresso in maniera esplicita in un altro testo della stessa regola, in un altro capitolo, che è il capitolo quinto. E quindi alla luce di questo capitolo quinto è chiaro che il principio di uguaglianza è guidato da criteri teologici e non da criteri sociologici. Cioè, in altre parole, si basa sulle convinzioni che emergono dalla fede e non dalle esigenze che impone la convivenza tra gli uomini. E allora, secondo questo, l'uguaglianza francescana noi non la possiamo confondere con l'uniformità. Le strutture di governo ideate da Francesco per il suo ordine rispondono pienamente al concetto di uguaglianza che deve regnare tra i fratelli, date che tutte sono concepite appunto in funzione del servizio. Tant'è vero che i nomi stessi scelti dal santo per designare coloro che esercitano l'autorità all'interno della fraternità, ministro, guardiano, custode, ecco, sono effettivamente una dimostrazione di quanto precede. Chi vuole cogliere meglio si lascia anche aiutare dall'apparato agiografico, in modo particolare dalla vita del Beato Francesco, al numero 31, dal memoriale in desiderio anime, ai numeri 191 e 193. Mi riferisco chiaramente all'opera del Celano. Allora, l'uguaglianza. Al capitolo settimo della Non Bollata si legge: «E ovunque sono i frati e in qualunque luogo si incontreranno, debbano rivedersi con occhio spirituale e con amore e onorarsi a vicenda senza mormorazioni». E beh, sono passati 800 anni e questi concetti sono ancora validi, validissimi. Lo ripeto. E ovunque sono i frati, in qualunque luogo si incontreranno, debbano rivedersi con occhio spirituale e con amore e onorarsi a vicenda senza mormorazioni. La mormorazione era dettata nel 21 da che cosa? E anche prima del 21, era dettata prevalentemente dalla molteplicità dei lavori, degli approcci alla vita. C'era un frate che faceva un qualcosa, un frate che faceva un'altra cosa, un frate che si muoveva tanto, un frate che si muoveva di meno, e quindi questo evidentemente creava un po' di mormorazione. Ma anche al capitolo quinto, Francesco mette in guardia quando dice: «E nessun frate faccia del male o dica male dell'altro». Ed è ripetuto questo concetto, vedete com'è caro, ecco, ricorrenza di un termine o di un concetto, e beh, esprime effettivamente ciò che sta a cuore di chi lo scrive.
È riportato anche nel capitolo undicesimo della Nobullata, quando Francesco ripete: non mormorino, non detraggano agli altri, poiché è scritto: i sussurroni e i detrattori sono in odio a Dio. Ecco, se noi riscoprissimo un po' questi testi fondativi della nostra stessa spiritualità, probabilmente impareremmo meglio alla buona relazione vicendevole. E, ecco perché ho inaugurato con gioia questo percorso di valutazione della regola non bollata e ad aprile anche la regola degli eremi. Non possiamo poi ignorare un altro distintivo della primitiva fraternitas da tutti riconosciuto, che è la letizia. Non bullata settimo, e si guardino i frati dal mostrarsi tristi all'esterno e rannuvolati come gli ipocriti, ma si mostrino gioiosi nel Signore e lieti e cortesi come si conviene. Ecco che allora il vero spirito di fraternità sa dall'inizio comunicare gioia in opposizione a che cosa? In opposizione alla taciturnitas che sicuramente il santo conobbe nei monasteri. E per questo motivo Francesco non ha lasciato delle norme sul silenzio, come invece si trovano nella legislazione monastica, tranne quelle poche e non tanto rigide norme che noi ritroviamo all'interno della regola degli eremi. E Francesco insiste unicamente nell'osservare il silenzio quando bisogna controllare la lingua per evitare la calunnia. Ve lo ripeto, la regola non bollata, capitolo undicesimo, soltanto lì. Anche per Chiara vale lo stesso principio, per esempio nell'infermeria, ecco, questo principio svanisce evidentemente, perché si ha cura della persona, cioè la persona ha la capacità di superare la norma stessa. Il capitolo nono della regola non bollata approfondisce ancor più il discorso sui rapporti fraterni. Leggo: e con fiducia l'uno manifesti all'altro la propria necessità perché l'altro gli trovi le cose che gli sono necessarie e gliele dia. E ciascuno ami e nutre il suo fratello come la madre ama e nutre il proprio figlio in quelle cose in cui Dio gli darà la grazia, ecco la categoria materna. Quindi un altro principio che sta alla base del concetto di fraternità, secondo la visione di Francesco, è proprio la concezione dell'altro come fratello spirituale. Nella bullata, invece, al capitolo sesto, Francesco questo passaggio lo pone come una domanda: se una madre nutre e ama il figlio carnale, con quanto maggiore affetto non dovrà ciascuno amare e nutrire il proprio fratello spirituale? Quindi l'analogia della madre viene usata come termine di comparazione, ma nella regola bollata acquista una maggiore chiarezza. Perché? Perché si stabilisce un contrasto evidente tra figlio carnale e figlio spirituale. Quindi questo significa che, secondo il testo, i destinatari della regola sono fratelli spirituali, cioè fratelli nello spirito, dato che si parte dal presupposto che tutti abbracciarono questa vita, come ci è stato ricordato sabato scorso da Cesare Vaiani, per divina ispirazione. Quindi, quando si ha la consapevolezza che quanti seguono lo stesso cammino sono fratelli spirituali, allora che i rapporti fraterni sono rapporti collocati in un punto più alto, specialmente per quanto si riferisce all'apprezzamento, al mutuo rispetto. Perché? Perché ci si riconosce figli di un medesimo padre, ve lo ripeto questo concetto teologico che non ci deve mai sfuggire, e quindi fratelli. Per questo l'amore tra i fratres spirituales deve, per Francesco, superare l'amore materno fondato sulla carne,
essere autentico non va detto con le parole, ma evidentemente deve tradursi in opere. Non bullate, capitolo undicesimo, e mostrino con le opere l'amore che hanno fra di loro. E mostrino con le opere l'amore che hanno fra di loro. Quindi tutto il capitolo undicesimo indica in forma negativa alcune situazioni in cui l'amore fraterno è maggiormente richiesto. È abbastanza lungo questo capitolo, cito qualcosina: tutti i frati si guardino dal calunniare qualcuno, evitino le dispute di parole, anzi cerchino di conservare il silenzio ogni qualvolta il Signore darà loro questa grazia. Non litighino, non si adirino, non oltraggino nessuno, e dopo questa negazione c'è tutta la spiegazione. Non mormorino, siano modesti, non giudichino, non condannino, eccetera, eccetera. E come dice il Signore, continua, non guardino ai più piccoli peccati degli altri, ma pensino piuttosto ai propri, nell'amarezza della propria anima. Ripeto, capitolo undicesimo. Ebbene, anche questo è un aspetto importante, chiaramente una norma la si stabilisce perché c'è una prassi, corretta o sbagliata che sia, e quindi non è da escludere che i frati della primissima ora guardavano i peccati degli altri, non pensando ai propri, e che Francesco richiama. Ma la carità fraterna più grande è quella che è fortemente raccomandata, è la carità verso i fratelli ammalati. Sono felice di vedere anche questo sabato i fratelli dell'infermeria. Quindi, mentre la regola bollata al capitolo sesto è più riduttiva, perché è più giuridica, la non bullata, dove emerge di più proprio l'animo di Francesco, ecco, si esprime in questo modo. Siamo al capitolo decimo. Se qualcuno dei frati cadrà ammalato, ovunque si trovi, gli altri frati non lo lascino senza avere prima incaricato un frate, o più di uno se sarà necessario, che lo servano come vorrebbero essere serviti essi stessi. Però, in caso di estrema necessità, lo possono affidare a qualche frate malato fa parte di un gruppo di frati itineranti. Ha letto e non possa seguire il gruppo, allora dice Francesco, uno o due o tre frati devono prendersi cura di lui. Quindi, servendo i fratelli ammalati, i frati hanno occasione di mostrare che il loro amore è un amore disinteressato, perché non possono ricevere nessuna ricompensa da chi è infermo e ha bisogno semplicemente di essere servito. Ma l'unica ricompensa viene dall'alto. E allora con il loro interessamento i frati offrono agli ammalati non soltanto un conforto di natura fisica, ma un conforto morale, soprattutto un conforto morale. Ecco, Francesco è molto chiaro da questo punto di vista. C'è la sacralità nel fratello ammalato, c'è la presenza di Dio. Ecco, mi avvio verso la conclusione per rimanere nei tempi. Un ultimo spunto sui rapporti fraterni nella fraternità minoritica viene indicato nel capitolo ventesimo della non bullata. I frati miei benedetti, sia chierici che laici, confessino i loro peccati ai sacerdoti della nostra religione. Se non potranno, si confessino ad altri sacerdoti prudenti e cattolici, fermamente convinti e consapevoli che da qualunque sacerdote cattolico riceveranno la penitenza e l'assoluzione, saranno senza dubbio assolti dai quei peccati, se procureranno di osservare umilmente e fedelmente la penitenza in loro imposta. Se invece in quel momento
confessate l'uno all'altro i vostri peccati. Tuttavia, per questo non tralascino di ricorrere ai sacerdoti, poiché solo ai sacerdoti è concessa la potestà di legare e di sciogliere. E così, contriti e confessati, ricevano il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo con grande umiltà e venerazione, e ricordando che il Signore dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e ancora, fate questo in memoria di me. Perché vi ho voluto leggere questo lungo passaggio? Perché con queste parole Francesco invita i suoi frati a mettere in pratica un decreto del Concilio Lateranense IV, che è il decreto 21esimo, sulla confessione dei peccati. Non sacerdote. Quest'ultima, ovvero quella fatta da un fratello non sacerdote, è consigliata in caso di necessità. Evidentemente non è una confessione sacramentale stricto sensu, e il peccatore deve cercare in seguito di presentarsi ad un sacerdote perché soltanto a lui è stato dato il potere di legare e di sciogliere, ci dice. Però la confessione laicale, che in realtà era già in uso tra i monaci che praticavano la confessione quotidiana per farne una degna riparazione, ecco, è raccomandata da Francesco non soltanto per l'espiazione, questo è il punto importante che si ricollega alla fraternità, ma anche e soprattutto in ordine alla edificazione della fraternità nella carità. Perché confessarsi i peccati vicendevolmente, oltre ad essere un atto di umiltà, è anche un atto di fiducia verso il fratello. Chi ha il coraggio di confessare agli altri i suoi limiti, i suoi peccati, vive una reale, una radicale povertà di spirito. Un esempio di questa confessione ai fratelli delle cose ce lo dà lo stesso Francesco. Grazie, Signore, e ai sacerdoti del nostro ordine, a tutti gli altri miei fratelli benedetti, tutti i miei peccati, e ora confesso tutti i miei peccati. Ho peccato, dice Francesco, molto per la mia grave colpa, specialmente perché non ho osservato la regola che ho promesso al Signore e ho detto l'ufficio come prescrive la regola. L'ufficio come prescrive la regola, sia per negligenza, sia a causa della mia infermità, sia perché sono ignorante e illetterato. Una dichiarazione chiaramente apertis verbis anche della sua fragilità, e quindi la fraternità che ti ascolta, che ti accoglie, viene edificata anche da questo tuo limite, da questa tua fragilità. E allora, fratelli e sorelle, quale fraternità noi vogliamo costruire? Evidentemente, come avete ben inteso, il tema della fraternità è trasversale, abbraccia tutta quanta la regola non bollata, non ci fermiamo sulla relazione tra i ministri o i ministri con i frati, altrimenti sarebbe stato un discorso molto molto più lungo se fossimo entrati anche nel tema dell'autorità in quanto tale. Allora, questa domanda: quale fraternità noi vogliamo costruire insieme? Una fraternità, credo, che possa avere alcune dinamiche, e qui vado veramente verso la fine, ve lo prometto. Una fraternità materna e fraterna. Perché? Perché la divisione dei compiti, superiore e fratello, superiore chiaramente lo dobbiamo abolire perché Francesco non lo dice mai, potremmo dire ministro o guardiano, fratello, indica soltanto una modalità concreta, ma anche provvisoria, vicendevole, penso
primo punto, che non deve sfuggire, relazione materna-fraterna. Poi anche affettivo-relazionale, perché deve porre a fondamento di ogni intervento l'amore sincero, la relazione vicendevole di accoglienza, la relazione di cordialità, dovrebbe permettere a tutti, nessuno escluso, a tutti i fratelli di crescere come uomini di comunione, come uomini liberi, accettati, sicuri. E poi vogliamo costruire una fraternità attiva e anche personalizzata, che abbia lo sguardo sulla unicità della persona, per coinvolgerla, per responsabilizzarla, incoraggiandone evidentemente ed effettivamente la crescita, ma anche rispettandone i ritmi. Non tutti abbiamo lo stesso ritmo. Ancora, una fraternità aperta, creativa, ecco, la creatività è tipica della nostra stessa identità carismatica. Deve riuscire, in altre parole, a rinnovarsi questa fraternità nella creatività dell'amore, che inventa nuovi percorsi, che inventa nuovi metodi per arrivare a coinvolgere il fratello, il cuore del fratello. Ed infine vogliamo costruire, alla luce delle indicazioni del nostro fondatore, una fraternità fiduciosa e anche propositiva, perché deve poter fare della fiducia del fratello una caratteristica basilare. Se manca la fiducia, ecco, non possiamo proprio partire. Nella certezza che lo Spirito Santo è l'anima di ogni crescita e che agisce nel cuore di ogni fratello. Quindi la fiducia accordata permette ad ogni fratello di esprimere al meglio ciò che è, le proprie potenzialità. Potenzialità che evidentemente verranno messe in comune a maggior gloria di Dio per un percorso insieme, appunto, che ci rende tutti fratelli.